Piano piano gli immigrati indiani hanno riempito i marciapiedi di via Corsica per l'appuntamento che ormai è diventato consueto anche per gli abitanti del quartiere, che ogni anno seguono con attenzione la manifestazione religiosa Sikh, anche se in verità non capiscono bene di cosa si tratta. Anche lei è la prima volta che vede questa manifestazione? No, perché abito qua in fondo e non sapevo che passavano anche oggi. È una bella festa, non so di più, ma io ho mia nipote che è maomettana, perciò si è fatta musulmana, scusa. È molto bella, piace. Interessante, sì, piace molto. Il sikhismo è una religione indiana relativamente recente che si ispira da alcuni principi dell'induismo e dell'islam. Nacque nel 1600 circa grazie al guru Nanak, che in quel tempo pensò che la religione indù aveva degli errori. Era l'unica religione al mondo per cui gli uomini non nascevano uguali, ma inseriti all'interno di caste. Per questo pensò di creare un'altra religione che prevedesse l'uguaglianza tra le persone. Però vedo che erano agenti oggi a tanti, anche giornata bella, che fanno pregare per tutti pace. Quest'anno circa 10.000 immigrati indiani Sikh hanno preso parte alla processione che si svolge in contemporanea in varie città nei 5 continenti. In tutto il mondo i Sikh sommano oggi circa 18 milioni di persone. D'accordo con le statistiche, in Lombardia gli immigrati Sikh sarebbero circa 15.000. La festa del Baisakh è la ricorrenza più attesa del loro calendario religioso e ricorda l'anniversario della nascita che quest'anno compie 308 anni. Non è solo di Brescia, tutta Italia, anche di Europa, qualche parte di Germania, di Olanda, da Bruxelles, da qualche altra parte anche. Un messaggio a tutti. Un messaggio per tutti, che pace per tutti, addio benedica, grazie per Rete Brescia che ha dato collaborazione per questo Brescia.